Ciao a tutti. Aspetta, ragazzi, sono Valerio che batte, non mio canale. Siamo qui fino al momento del terzo episodio di Botto sul Dark dell'Olanda. Questa è tipo come le puntate, fanno vedere cosa è successo negli episodi precedenti. Allora, questo è il terzo episodio, si chiama Cibo per Allegatori. Le cose per voi cambiano un po'. Tranquillo, non ti manda a dirigere il traffico. Beh, non ancora. Dunque, Leo, il nostro caro amico, ci ha detto quello che sapeva e se n'è andato. Oh. Ero convinto. Se sentite un rumore di sottofondo, tipo nel mio microfono, sono le cicale fuori, perché c'ho il balcone aperto e ci sono 90 gradi, quindi è logico. Decollano, la droga viene lanciata, finisce nelle Everglades e... Fagli vedere. Una mappa nautica. Chi gestisce tutto questo? Uno stronzo che si chiama Remy Nels. 2 anni fa questo Nels non era nessuno, un puntino sullo sfondo. Ora gestisce l'attività in cui era coinvolto Tyson Latchford. Sembra un tipo ambizioso. Sì, lo è. Voglio che andiate in quella fanghiglia che chiamiamo Parco Nazionale e scopriate fin dove arriva la sua ambizione. Dobbiamo andare nella fanghiglia. Signore, perché Leo ci avrebbe fatto una soffiata sul suo capo per poi andarsene? Beh, Leo ha detto che non si sentiva più al sicuro in mezzo ai poliziotti. Detective, potete andare. Aspetta, Mendoza. Solo un minuto. Sì, signore? La tua partner è un po' una... Ma non l'avevamo capito, eh? Crede in quello che fa, signore. Bella risposta. Siediti, figliolo. Ci saranno delle denunce per i fatti dell'Elmore. Uso eccessivo della forza, eccetera, eccetera. Non preoccuparti, ci penso io. Grazie, signore. Lo apprezziamo molto. Come sta tua madre? Come dice, capitano? Chissà quante ne ha passate per portarti via da Cuba. Non si diventa detective alla tua età senza una verifica completa sul passato. E su di te c'erano parecchie cose. Signore, io... Va tutto bene. So cosa si prova ad avere un padre che ha una testa di cazzo. Mi ci è voluto parecchio tempo per trovare la mia strada. E tu? Sei su quella giusta, figliolo. Continua così. Ma... Ok. Oh merda, ecco cos'era la fanghiglia. Ehi. La mappa di Leo è un casino. La scala è sbagliata, ma penso che ci siamo. Leo ha dato questa mappa a Dos. Gliel'ha data proprio lui. Beh, gli ha dato una mappa veramente di merda. Già, ma lui cosa ci guadagna? È questo che non riesco a capire. Di sicuro qualcuno o qualcosa lo condiziona. Leo vuole farci sapere chi sta lasciando questi panetti. Così possiamo eliminare la concorrenza, giusto? Leo sa che a Miami è chiuso. Vediamo se si può alzare l'audio. Cioè, nel senso, solo la voce. Vuoi? Non so cosa sia. Vabbè. Secondo me in questo momento sta mettendo su un laboratorio di metanfetamine nell'Iowa. E comunque, come ti è venuto in mente di pestarlo in quel modo? Il suo atteggiamento non mi piaceva proprio. Sì, però così noi potremmo avere un problema con gli affari interni. Ecco l'aereo. Chi cazzo se ne frega? Così è più divertente. Che pazzo, bici. Aspetta, ma sono un po' di tolse. E comunque, il capitano Dos da giovane era una testa calda. Sì, mi è giunta voce. Adesso un po' troppo sopra le righe. Qua, eh. Un consiglio. E farti ben volere dal capitano. Tira fuori le palle. È così. Lo farò. Vedo che inizia a capire. Ecco. No, no. È un po' dritto. L'ho preso per un panetto di droga. Fermati a un molo per scendere. Ok. Segnale vicino al paracadute. Ok, mi avvicino al molo. Eccoci qua. Vai, pieno di alligatori. Rilassati.
Sono loro ad avere paura di noi. Allora, non c'è una cassa? No, certo, no. Vado ad andare a marchiare io, che palle. Solo grazie. Ok. Grazie. Forse dovremmo rimanere all'asciutto. Ok. Non ho parole. Dai, usciamo dall'acqua. Sì, siamo fuori dall'acqua. Dobbiamo raggiungere quella piattaforma. Prova questo rampino. L'ho preso in prestito Il bambino. Hai mai usato un rampino? No. Aggancialo alla piattaforma. Facile. Poi, basta che ci avviciniamo. Sta roba si può usare anche nel multiplayer, quindi non vi dico altro. Sono vecchie piattaforme di osservazione per i turisti. Stai bene, Kai? Come va la spalla? Fa male da morire. Ma che... Allora. Ecco, ho portato anche una teleferica. What the fuck? Teleferica. Ok. Hai portato tutto il necessario. Dov'è? Centro. Ok. Seguimi. Che cazzo si aggancia, ragazzi? Basta che ci sta. Oh, ok, qua c'è gente. Cazzo, stiamo ricercando. Ho sentito degli spari. Prendetelo! Merda! Non c'è città. Via libera! Apri lo scanner. Quel panetto è caduto nel posto sbagliato. 2 metri. Ok. Ho una frequenza per te. 120. Vediamo un po'. 13. Vedi qualcosa? Ehi. Guarda tutti quei bei puntini di luce, su e giù per il lago. Bene, prendiamo la loro barca e controlliamo. Mostruoso. Vediamo un attimino che c'è qua. Ma io come primaria lascerò sempre una pistola, perché no, guarda, già 17 mi piace. Poi il mirino. Silenziatore. Mimetica. Mostruoso. Va bene. Beh, già cambia tutto. Ok, dai, andiamo. Ispezione tracce, secondo me no. Ah, ok. Vuoi rinforzi? Non è la nostra giurisdizione. Prima troviamo Nelson. Andiamo prima. Più ambizioso di quanto pensassi. Tutti gli stronzi. Sai cosa ti spaventa di più di questa guerra della droga? Quindi vediamo un po'. Chi vincerà avrà un sacco di soldi e un sacco di danni.
Cioè, quando avranno finito di ammazzarsi tra loro per quello che ho visto prima, ci sto bombando. E questo non vuole farla finita. Le schiume d'oro sono di merda, bene, io so nuotare, bellissimo. È cazzuto, raga. Ok. Ispezione tracce, vediamo cosa mi dice qua. Niente, andiamo avanti. Dalla torre. Faccio un tipo. Quell'allarme ne farà arrivare altri, disattivali. Possiamo fare piano o scatenarci, decidi tu. No, io voglio arrestare il tipo, quindi facciamo piano. Che cazzo ti scateni? Ci sono un sacco di persone là dentro. Che facciamo? Avviciniamoci. Piano. Ok. Peggio. Chi ha cazzotti, raga, cioè. Mani in alto, in alto! Bene, ecco. Che cazzo significa? L'arresto solo per l'obiettivo, ragazzi, no. Ok. È partito un colpo così. Che diavolo proteggevano? Droga, soldi oppure armi. Guardiamo in giro, scopriamolo. Qua dentro. Tecnologia all'avanguardia. Quegli affari dovrebbero prendere qua fuori. Il tizio doveva andare a uno stadio per un incontro più tardi. Lo stadio più vicino è a Miami. Già, ma non credo intendesse quello. Bene, andiamo. Ok. Ora io mi fermo ogni porco, raga, perché ci sono sicuramente delle altre prove. Allora, sai niente di Nels? Famiglia ricca, cacciato dalla scuola di cinema. Ha cominciato finanziando un film con i soldi della donna. Fammi indovinare, il film non l'ha più fatto. No, l'ha fatto. Una schifezza. Ok. Bene, proviamo sempre ogni prova nuova. E questo penso ci aiuti col salire dei livelli, nel senso che ci farà raggiungere prima gli obiettivi, penso. Vabbè, comunque io le faccio. Che è meglio farla per bene, una cosa. No. Ah, lì ce n'è un'altra, eh. Cioè veramente non lo so, ci avviciniamo. Vediamo un po'. Guardala lì, tutta. Ok. Andiamo qua sopra. Niente, andiamo. Oh, mi scusi signor troppo del. Tanto io mi fermo pure qua. Possibile, non c'è niente. C'è niente? Ma per niente. Oddio. Che diavolo. Oh cazzo.
Leo. Oh merda. Cosa aveva ragione. Non era sicuro. Perché è tornato da Nelson? Chiamo la centrale. Merda. Porca puttana. Niente, neanche io. Cazzo, l'hanno legato qua e gli allegatori li hanno mangiato le gambe. Lo lasciamo qui. Dio. Andiamocene via il prima possibile da qua. Posto di merda. Dos non poteva trattenerlo. Tecnicamente non ha fatto nulla di illegale. Cibo per allegatori. Cazzo. Oh cazzo. Dico solo che domenica io vado a messa. Ed Ed? Possiamo viene affrontare con me. La situazione in vari modi. Vero Ed, chi se la perde? Ascoltatemi. Sta arrivando una quiretta. Minchia, sono tanti. Sono tanti. Un po' più vicino. Un po' più vicino li vedo, io li vedo. Allora, dobbiamo arrestare il tipo a qualsiasi costo. Ok. Ma io vado subito ad arrestare il tipo. Cos'è stato? Fermo, polizia! Ehi, ehi, va bene! Ciao, ciao! Ora li uccido tutti. Con discrezione. Questa settimana quanto ne arriva? Remy mi ha parlato di 2-3 carichi al giorno. Deve essere impazzito. Sta cercando di aumentare la produzione. Questa è chimica. Ci vuole precisione. Cos'è? Oh. 23 metri qua, 10 metri, oh. altre prove, 45 metri. Ok. Credo che questo. Ehi Tommy, rispondi amico, Nels ti sta cercando. Sono gli uomini di Nels, tieni, parlaci. Tommy non risponde. Ora! Ehi, sì, tutto bene, sono qui. Tu chi cazzo sei? Sono Antonio. Dov'è Tommy? Sì, sta cagando. Che idea. Digli che Nels dice che è l'ora dell'incontro. Ok, dov'è diretto? Antonio, cazzo, Tommy lo sa dove sta andando. Digli che ci stiamo muovendo. Conversazione noiosa? L'incontro della telefonata di quel tizio. È con Nels. Ha detto che erano diretti. Il Miami Aquatic Stadium è chiuso da un po'. L'incontro si... Sì, ma non mi guardare così, però il bambino. Beh, non lo troveremo qui. Ok, andiamo, vediamo se c'è qualche prova. No, okay. Qua si apre? Please. No, vabbè. Vediamo cosa abbiamo sboccato. Bene. Ora io l'ho fatto perché è silenziato. Sono altre persone. Le arrestiamo tutti. Fermo lì! È fuori? Non provarci! Ho l'altro sotto tiro. Ciao, ciao. Peggio. Andiamo.
Lo stadio è poco più a sud. Reggiti forte. Ok. Ci evita tutta la strada. Porca me. Conosco un garante. Vuoi darmi il suo nome? Vabbè. È impossibile farla silenziosa. Vabbè, ci possiamo provare. C'era un motoscafo che tornava una piramide di 10 ragazze da una parte del mare. Dall'altra parte. Thank you. A un certo punto. Il motoscafo sarà un completo? È un detective. Gente che guida macchine normali. Porta i suoi uomini. Come si sta comportando Remy? Peccato! Vabbè. Attenzione! Che farete con la vostra parte? A mosso ti danno la pistola, però. Ok. Ma che cazzo? La pistola buggata. Nels, mani in alto! Tienile in vista! Bello. Ah, Mendoza, giusto? Risparmi il fiato. Ho accettato l'accordo di Storta. Hai degli amici fuori di testa. Aspetta, quale accordo? Per te sono morto. Ma che cazzo? Beh, chiedo un elicottero. Lo troveremo prima che si allontani. Perché questo episodio è stato un po' un casino, ma una figata. Cosa succede ora? Ok, quando è finito. Borghe, stiamo qua, ci troviamo qua nel prossimo video, vediamo un pochino come procede la situazione. A quanto pare da qui ci pensa Stoddard. Col cazzo, siamo. Però vorrei aspettare che finisce il video, quindi vediamo un po'. Ok, qua inizia l'azione, quindi raga, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a mettere like se volete iscrivervi al canale e ci becchiamo con il prossimo episodio. Anche se continua. Sparano, sparano! Stop, stiamo entrando! Manco per il. No, lo chiudo qua, bello. Vedi se i tuoi possono coprirci.